Fiera internazionale del bovino da latte di Cremona, edizione 2018. Abbiamo come ospite il professor Maurizio Monaci dell'Università di Perugia, del Dipartimento di Veterinaria ovviamente. È un professore ordinario ed è direttore del Master in Dairy Production Medicine appunto dell'Università di Perugia. Abbiamo saputo, e lo vediamo qui dalla locandina, che il 20 novembre esce il bando per la quarta edizione. Questo master è molto importante perché prepara veterinari buiatri che poi assisteranno gli allevamenti di vacche da latte. Professor Monaci, ci racconta perché è nato questa iniziativa e qual è poi l'obiettivo del master? Questa iniziativa nacque nel 2006, si cominciò a pensare con il dottor Fantini su questa proposta di un master nella Dairy Production Medicine. Era un master che è stato estremamente innovativo, un master che non ha altre condizioni simili in Italia e anche in altre anche in situazioni internazionali. È un master che appunto ha colto le esigenze del mondo allevatoriale, quello che appunto è richiesto dagli allevatori. È un master che si è caratterizzato appunto è formulato in termini di moduli didattici che si va dalle materie di base alle materie, intendo la biochimica. Fortemente c'è un impatto di biochimica nella preparazione di questi specialisti e poi con i vari moduli di management, gestione della sanità della mammella, riproduzione, e negli anni si è sempre più arricchito strada facendo nel percorso, si è sempre più arricchito di nuovi input e di nuove proposte. Ad esempio gli stage che vengono svolti in Italia in Anafi è la cosa, no? È una delle primissime collaborazioni di stage che noi abbiamo avuto, ma poi ci sono appunto ulteriormente arricchite. Forte è stato l'impatto con la realtà israeliana. Ecco, su questo, professore, che volevamo ben capire, perché è stata scelta Israele come partner didattico del master? Israele e non altre nazioni. Ma perché in Israele c'è quel pragmatismo che caratterizza veramente la professione veterinaria, il modo il mondo allevatoriale. Fondamentalmente è un modo di svolgere la nostra professione in maniera sulla base della medicina dell'evidenza, senza correnti di pensiero di altro, ma proprio il pragmatismo della medicina basata sull'evidenza. E questo in Israele ci ha dato veramente modo di entrare in quella realtà dove effettivamente la medicina dell'evidenza è il principe della situazione. Infatti, strada appunto facendo, implementando ulteriormente, questo era un percorso che era venuto anche dalle prime uscite della società della buiatria al riguardo, sulla medicina basata sull'evidenza. Quest'anno, questa nuova edizione avrà proprio un modulo specifico, importante, di un 15 ore. 80 ore saranno di pratica, 20 ore di teoria e 80 di pratica, con docenti del Cochrane. Il Cochrane, il Neurological Fields, la professoressa Lanna Cantisani, che è una dei pilastri del Cochrane, insieme ad altri 4-5 medici, e svolgeranno appunto questa parte. Per noi è estremamente innovativa. Dov'è lo scopo? Qual è l'obiettivo? Imparare a leggere gli articoli, imparare a discernere è questa appunto la base, la forza della medicina basata sull'evidenza. E questo lo riteniamo veramente, con il consiglio direttivo abbiamo sviluppato tantissimo questo aspetto, perché è la parte pregnante, la parte
solida del master, quindi unendo la medicina dell'evidenza, uno studio teorico pratico qui a Perugia, più un trasferimento poi delle conoscenze nella pratica, e questo lo faremo in Israele con appunto gli stage della durata di una settimana, di 10 giorni, appunto per completare, per ben assimilare questi concetti. È necessario, il mondo allevatoriale ha necessità di innovazioni e di nuove, soprattutto di nuove figure professionali. Bene, professore, grazie. Quindi grazie a lei. Concludiamo questa breve intervista, purtroppo, perché i tempi del web sono abbastanza stretti, con due conclusioni. Allora, il Master in Dairy Production Medicine è un'opportunità per i giovani veterinari, ma anche per i non più giovani, e questo è un primo aspetto. Il secondo, forse la medicina basata sull'evidenza è il vero antidoto alle fake news. Grazie. Grazie a lei, grazie.